Allora, nel 1744 approda alla corte sabauda un pittore di origine veneziana che ha molto viaggiato per l'Italia e che molto viaggerà per l'Europa, Bernardo Bellotto, 1722-1780. Nipote del più famoso Antonio Canal, detto il Canaletto, con il quale talvolta viene confuso, soprattutto prima degli studi di Roberto Longhi ed in particolare nei paesi dell'Est Europa. Bellotto si è formato a Venezia presso la bottega del celebre zio, molto stimato soprattutto in Inghilterra. Prima di arrivare a Torino, Bellotto ha già lavorato a Roma, a Firenze, a Lucca, a Vaprio d'Adda, a Verona. Successivamente lavorerà presso le corti di Dresda, di Vienna, di Monaco, di Baviera e di Varsavia, dove muore. È considerato il ritrattista delle città europee, secondo la felice definizione di Giulio Carlo Arcan. La sua pittura, dai colori freddi e aciduli, raffigura singoli scorci delle varie città, con dovizia di particolari ed una monumentalità di fondo che lo rende l'artista preferito dai sovrani cosiddetti illuminati dell'epoca. La cura dei dettagli nelle tele del Bellotto è tale che alcune sue opere sono servite per impostare la ricostruzione del centro storico di Varsavia dopo le devastazioni provocate dalla Seconda Guerra Mondiale. A Torino Bellotto dipinge due vedute della città, che attualmente si possono ammirare presso la Galleria Sabauda e che costituiscono un'ottima occasione per conoscere la struttura settecentesca della capitale sabauda. Una è una veduta dei Giardini Reali e l'altra, questa, rappresenta il ponte sul Po, che unisce l'attuale Piazza Vittorio all'altra sponda del fiume. Bellotto non abbellisce lo stato delle cose e il ponte appare rabberciato proprio come era ridotto in seguito ad una delle tante rovinose piene del Po, e non ancora edificato in pietra come nel 1810 avrebbe poi fatto Napoleone. L'aspetto della città qui non è particolarmente imponente, a parte quella carrozza che si avventura sul ponte proprio nel punto dove questo è sostenuto da un pilone provvisorio in legno. Il popolo attende alle proprie faccende e le lavandaie hanno persino steso il bucato davanti alle casupole non proprio eleganti e tantomeno lussuose del quartiere popolare nei pressi del porto fluviale, con buona pace delle ambizioni dei Savoia circa la loro capitale. A Torino, al culmine della sua parabola italiana, Bellotto si confronta così con alcuni degli aspetti di un secolo, il 1700, o secolo dei lumi, talmente denso di contrasti da concludersi con lo scoppio della Rivoluzione francese. Nella vita del pittore, invece, subito dopo il soggiorno piemontese, si schiudono le porte del successo europeo e allora l'interesse per la vita del popolo verrà concepito soltanto in funzione della rappresentazione della regalità del potere, situazione che qui chiaramente non vediamo, in un certo senso Bellotto, non dico che prenda in giro, ma comunque ironizza sulle smanie di grandezza dei Savoia. Nel 1800 il paesaggio riveste poi, adesso qui facciamo un piccolo salto, un ruolo cruciale in pittura, sia nel periodo del Romanticismo, sia nella seconda parte del secolo, quando i pittori di Barbizon e gli impressionisti imprimono una svolta decisa e decisiva nell'ambito della storia dell'arte, allora che l'elemento mimetico perde progressivamente importanza a favore di quello interpretativo, individualmente soggettivo. Uno dei maggiori esponenti del paesaggismo piemontese del XIX secolo è Antonio Fontanesi, nato a Reggio Emilia il 23 febbraio 1818 e deceduto a Torino il 17 aprile del 1882 nell'appartamento di Via Po 55. In questo severo palazzo seicentesco una lapide ricorda il luogo di morte di Antonio Fontanesi e questa lapide è ben visibile a chiunque in quanto lo stabile
in questione, attualmente, lo vediamo, è sede dell'attivissima fondazione Accorsi Ometto. Questo stesso edificio è stato quindi l'epicentro della vulcanica attività di Pietro Accorsi, e dire che negli anni bui suo padre era stato portinaio dello stesso stabile. Ecco, a questo punto va aperta una parentesi perché la Fondazione Accorsi Ometto gestisce l'omonimo ricco museo di arti decorative e periodicamente, ecco la prossima, dai, così, e periodicamente organizza esposizioni temporanee di indubbio spessore culturale. In ordine cronologico, l'ultima di queste mostre è stata Gio Pomodoro, l'opera scolpita e il suo disegno, quest'estate. Per dare un'idea dell'ampia ottica di vedute in cui opera la Fondazione, si ricordano le mostre dedicate a divisionismo tra Torino e Milano, da Segantini a Balla, nel 2015, Carlo Pittara e la scuola di Rivara, un momento magico dell'Ottocento pedemontano, nel 2016, e ci ritorneremo a proposito di Vittorio Avondo. E dal futurismo al ritorno all'ordine, pittura italiana del decennio cruciale 1910-1920. La figura di Pietro Ometto, 1891-1982, antiquario e collezionista dall'intuito straordinario, di origini umilissime, amico personale di Umberto II di Savoia e corteggiato professionalmente dai VIP di mezzo mondo, va ricordata proprio in virtù del ricco museo che ha istituito, con l'insostituibile collaborazione del suo erede Giulio Ometto. La vita di Pietro Accorsi è stata ricostruita da Renato Rizzo nel bel volume Pietro Accorsi, il mercante di meraviglie, Silvana Editoriale 2016, che ripercorre nei dettagli la vicenda di un uomo che da rigattiere bambino è diventato il fondatore di un grande museo di antiquariato, tra i cui pezzi pregiati spiccano diversi capolavori, qui ne vediamo uno, dell'ebanista Pietro Piffetti del Settecento, l'uomo in grado di dare dignità di opera d'arte al mobile, inteso ormai come elemento decorativo essenziale di un ambiente. Ma torniamo ad Antonio Fontanesi, scusate, dalla biografia assai movimentata. Fontanesi si forma nella sua città natale, Reggio Emilia, sotto la guida di Prospero Minghetti e di Vincenzo Carnevali. Nel 1848 combatte nelle file dei Garibaldini e poi approda a Lugano per poi stabilirsi a Ginevra nel 50. Il soggiorno ginevrino si rivela una tappa fondamentale sia per il successo che ottengono le sue vedute, sia per i personaggi che ha occasione di conoscere e di frequentare. I pittori Alexandre Calame e François-Auguste Ravier e il mercante d'arte Victor Brachard. Dalla cosmopolita Ginevra si sposta a Parigi, in Italia, nel resto della Svizzera. Ammira Camille Corot e i pittori di Barbizon, le brume di certi loro sottoboschi, quel sentimento pacato della natura, magari se poi vai avanti, che così lo vediamo, che da allora in poi accompagnerà per sempre Aspetta, prima c'è aprile. il suo pennello. Con Ravier, a partire dal 1858, dipinge almeno una volta all'anno nel Delfinato, in tutta libertà. Se puoi andare avanti, poi ti faccio. Poi se vuoi. Torniamo indietro. No, questo, ecco, Olio su tela questo di è l'olio su tela Fontanesi. di Fontanesi, il Fontanesi più bello, secondo me, più libero, appunto, dipinge in tutta libertà, usando anche la spatola. E sono forse appunto le opere più emozionanti dipinte da Fontanesi, quelle che esprimono al meglio i sentimenti provati, magari solo davanti ad un riflesso di luce, comparso in margine ad un fruscio di foglie. Se puoi tornare indietro di due. Nel 1859 Fontanesi partecipa, perfetto, alla seconda guerra d'indipendenza nel 21° reggimento di linea, sotto il temporaneo comando di Massimo D'Azeglio, altro pittore, oltre che uomo d'armi e uomo politico, ma senza partecipare ad eventi bellici. Dal 1859 al 65
partecipa regolarmente al prestigioso Salon parigino. Quindi risiede a Londra e a Firenze, dividendo i suoi interessi pittorici tra le opere di John Constable e quelle dei macchiaioli. Nell'aprile 1869 si stabilisce a Torino, dove gli è stata affidata la cattedra di paesaggio all'Accademia Albertina, anche per intercessione del suo potente estimatore, il Marchese di Breme. Si tratta di un incarico unico e prestigioso, quasi creato ad personam, che il maestro si impegna a onorare al meglio, portando anche i suoi allievi a dipingere en plein air nei dintorni della città, in particolare lungo le rive del Po verso San Mauro. Ancora oggi l'area adiacente alla confluenza della Dorea Riparia nel Po, compresa tra il Parco del Meisino, l'Isolone Bertolla e Borgata Rosa, comprensivo di Piola, che non guasta, e maneggio di cavalli, costituisce un'oasi di pace agreste a due passi appena dalle convulse strade cittadine. A Torino trova la sua residenza definitiva, a parte la parentesi giapponese. Dal 1876 al 78, infatti, Fontanesi è a Tokyo con un vantaggioso contratto come insegnante per la scuola d'arte del Ministero di Ingegneria della capitale nipponica. L'esperienza giapponese non risulta particolarmente felice e si conclude prima del previsto a causa di una malattia al fegato del maestro. Va comunque precisato che la sua pittura non subisce il fascino della tradizione artistica nipponica, peraltro di gran moda in quegli anni a Parigi, come si deduce dalle opere di Edgar Degas, di Claude Monet, di Vincent van Gogh e di altri artisti contemporanei. Fontanesi continua a dipingere a modo suo, prediligendo ampi paesaggi talvolta malinconici e desolati, con rare presenze umane raccolte in meditazione, quasi si trovassero in margine ad una vita sul cui significato riflettere, fino a che l'orizzonte confonde i colori della natura con lo spessore indefinito dei pensieri. I paesaggi dipinti da Fontanesi sono essenzialmente malinconici. Se puoi tornare indietro di due, scusa. Sentimento avvolgente che sfocia nella tela Aprile. Pensate, Aprile, le foglioline, il risveglio. Che del 1873 Fontanesi lo rappresenta così. Insuperato capolavoro di desolazione esistenziale, che è una delle tante opere pudifo di questo artista attualmente in possesso della GAM di Torino. Per Roberto Longhi, Fontanesi è sul piano dei maggiori romantici d'Europa. Per Marziano Bernardi è il più grande pittore dell'Ottocento. Acutamente Vittorio Sgarbi osserva che il segreto di Fontanesi sta proprio nel trasformare quei paesaggi semplici in paesaggi che ambiscono al sublime. Se puoi andare avanti. Ossia quel sentimento della natura che i romantici rinvenivano soprattutto a contatto con vedute spettacolari. Si ispira quindi più alla pittura di Corot che a quella di Calam, restando sempre e soprattutto se stesso, anche nelle poche notizie che dà di sé come essere umano. La bella e completa mostra Antonio Fontanesi che la GAM di Torino gli ha dedicato nel 1997 a cura di Rosanna Maggio Serra, ha senza dubbio rivalutato l'artista e quel complesso passaggio dal vero alla poesia del vero che contraddistingue la sua opera, rimasta comunque, forse, purtroppo, nell'ambito dell'Accademia, del resto secondo le sue intenzioni. Non per questo i paesaggi di Fontanesi hanno meno fascino, se puoi andare avanti, là dove lo sguardo sulla natura finalmente prende il largo, passando dall'osservazione all'emozione, attraverso la ricerca della luce.
Il passaggio è epocale e Antonio Fontanesi è tra gli artisti che meglio hanno saputo creare le premesse per un approccio totalmente nuovo all'interpretazione pittorica del visibile, soprattutto dell'ambiente naturale, anche scarsamente pittoresco. Piuttosto controverso è il rapporto di Fontanesi con Torino, città che lo accoglie con una certa freddezza e che l'artista ritrae comunque, soprattutto attraverso disegni, sebbene non particolarmente memorabili. Come si è detto, Fontanesi è docente di paesaggio all'Accademia Albertina e si spegne proprio a Torino, nello stabile di Via Po 55. Il pittore single e infaticabile Giramondo lascia come erede fiduciario il magistrato e poeta Giovanni Camerana. Il lascito consta di più di 600 opere che nel 1905, alla morte di Camerana, confluiscono nelle opere già in possesso del Museo Civico di Torino. La Torino ritratta da Fontanesi è quella abbastanza scontata del centro storico, soprattutto Piazza Castello, mentre la sua matita e il suo pennello si muovono, qui lo vediamo, più liberi e soddisfatti quando si trovano a fermare in qualche modo la vita che si svolge lungo le rive del Po. Questo è uno scorcio del Delfinato, ma questo discorso del Delfinato può valere anche per quando Fontanesi ritrae il Po dal vero. Parliamo di Vittorio Avondo. Il palazzo di Via Po 55 non dista molto da una villetta situata all'inizio di Via Napione, precisamente in Via Napione 2. In pratica le due dimore sono separate quasi unicamente dalla vasta piazza Vittorio Veneto, con la suggestiva prospettiva che ingloba le rive del Po e il profilo neoclassico della chiesa della Gran Madre di Dio. Sulla fiancata del villino di Via Napione 2, una vistosa lapide ricorda che lì ha abitato Vittorio Avondo, 1836-1910, di ogni antica fonte di arte indagatore, dice la lapide. Il torinese Vittorio Avondo è stato soprattutto un pittore e un intellettuale appassionato alla tutela dei beni artistici, tanto da fare della sua abitazione la sede della Società Piemontese di Archeologia e di Belle Arti, fondata nel 1874, tuttora viva e attiva tra le medesime mura, che occupa dal 1910. Vittorio Avondo si forma alla scuola del ginevrino Alexandre Calam, che lo inizia alla pittura di paesaggio. Il suo stile, dai tratti veloci e luminosi, talvolta più rigorosamente formale, risente della conoscenza di Corot e dei pittori di Barbizon, conosciuti a Parigi nel 1855. Nel 1857 è a Roma, dove resta ammagliato dalle esperienze tonali di Corot. Tra il 1872 e l'82 frequenta il cenacolo di Villa Ogliani a Rivara, nel Canavese. Scusate, di cui abbiamo parlato prima a proposito della mostra che si è tenuta alla Fondazione a Corsio Metto. Scusa. E quindi viene a far parte della cosiddetta scuola di Rivara, sensibile alla rappresentazione del paesaggio dal vero. La figura più nota di questo gruppo è Carlo Pittara, 1836-1910, che ha operato fra Torino e Parigi, secondo un verismo improntato ad una visione pacata e forse semplicistica della natura. Personaggio colto dai molteplici interessi e sempre in movimento per sede di novità, Vittorio Avondo collabora con Alfredo De Andrade al restauro del castello di Issogne, facendosi così interprete di quella passione per la cultura medievale tipica dell'epoca, anche secondo quanto detto a proposito di Massimo D'Azeglio, che non abbiamo parlato. Sì, qui abbiamo parlato. Comunque le opere di Massimo D'Azeglio sono ispirate a un revival medievale. In questa ottica va anche inquadrato il riordinamento del Museo del Bargello, compiuto a Firenze prima del definitivo rientro a Torino.
Appassionato collezionista di arte sia antica che moderna, Avondo ha ricoperto la carica di direttore del Museo Civico di Torino dal 1890 al 1910. Passiamo a Carlo Mollino. La villetta con vista sul fiume di Via Napione 2 oggi ospita anche il Museo Casa Carlo Mollino. Carlo Mollino, 1905-1973, non è un pittore, ma è comunque un artista, è un personaggio eccezionale, vulcanico, come ben sottolineato da Maurizio Ternavasio nella monografia che gli ha dedicato dal titolo Carlo Mollino, la biografia, edizioni Lindau 2008. Mollino è stato architetto e designer, fotografo e scrittore e anche docente universitario di composizione architettonica, maestro di sci, corridore automobilistico e pilota acrobatico. E chi più ne ha, più ne mette. Torino ha ricordato la sua figura con un'ampia rassegna tenutasi nel 2006 presso l'Archivio di Stato, in cui fra l'altro si poteva ammirare una sua originale creazione, il prototipo del bisiluro, con cui aveva partecipato alla 24 ore di Le Mans nel 1924. Mollino non ha mai abitato nella casa di Via Napione, che tuttavia ha arredato personalmente e che di tanto in tanto ha usato come set per ambientare al meglio le sue fotografie di autore, spesso centrate sull'esaltazione del nudo femminile. Sulla fotografia ha anche scritto un trattato, Il messaggio della camera oscura, nel 1950, considerato uno dei più importanti saggi di estetica fotografica fra quelli pubblicati in Italia nella prima metà del XX secolo. Secondo Maurizio Ternavasio, Mollino lavora su questo alloggio che rappresenta un po' il punto di arrivo, o meglio, la summa delle sue concezioni sugli arredi interni dal 60 al 68. Come architetto, tra le sue opere più note vanno citate la sede della società ippica torinese in Corso Dante, distrutta nel 60, la Camera di Commercio, l'Auditorium Rai, la Sala da Ballo d'Utrario e il Teatro Regio a Torino. La sua passione per la montagna si concretizza nella progettazione di rifugi di montagna e di stazioni di funivie, quali ad esempio la stazione della slittovia del Lago Nero, che qui vedete, nei pressi di Sosdul, non mi ricordo come si dice, va bene? Salice Dulce, Salice più semplice. Più conosciuta così. È suo il trattato di sci, introduzione al discesismo del 51. Dell'urbanistica Mollino ha una concezione quanto mai dinamica e progetta interi quartieri residenziali, quali il quartiere Ina Casa in Corso Sebastopoli a Torino e il Saint-Gobain a Pisa, con l'intento di richiamare globalmente le periferie urbane, di ripensare globalmente le periferie urbane. Carlo Mollino non può essere considerato un designer come tanti. Per i suoi mobili si è parlato di veri e propri personaggi in un interno. I suoi mobili e i suoi arredi infatti vanno a far parte integrante di un vasto impianto progettuale dove le soluzioni più ardite e fantasiose sanno dialogare con la realtà, con le sue esigenze, attraverso la concretezza di un oggetto che è anche opera d'arte, un unicum artigianale esemplarmente originale. Ma non ha mai disegnato per la grande industria. Mollino si cimenta anche coi romanzi, ne scrive due, che però non porta a termine, Vita di Oberon e L'amante del duca. Carlo Mollino non è un pittore, tuttavia può essere considerato un artista completo per la poliedricità degli interessi unita ad un'inesauribile originalità creativa. Affascinante personaggio della Torino di allora, un po' dandy, amico del pittore Italo Cremona, Mollino tuttavia non trascura la fase relativa alla concreta realizzazione dei suoi progetti.
sfiorando nel frattempo tutti i movimenti più innovatori della sua epoca, senza farne mai parte organica, proprio per via dell'assoluta originalità della sua arte e per il suo ricco e non etichettabile temperamento di uomo ed artista. Guardate che tipetto! Che tipo? Carol Rama, invece una pittrice che qualcuno avrà visto girare nel quartiere, è morta da poco. Allora, il lavoro, la pittura per me è sempre stata una cosa che mi permetteva poi di sentirmi meno infelice, meno povera, meno bruttina e anche meno ignorante. Dipingo per guarirmi. Con queste parole, tratte dal sito ufficiale dell'Associazione Archivio a lei intitolata, si presenta Carol Rama, 1918-2015. La pittrice ha vissuto per decenni ed è deceduta nell'alloggio, non di sua proprietà, di Via Napione 15, a pochi passi di distanza dalla villetta in cui ha abitato Vittorio Avondo, che abbiamo visto prima, e dove oggi si trova la Casa Museo di Carlo Mollino. Questa casa di Carol Rama è un bene collettivo, tutelato da un atto delle soprintendenze ai beni artistici della città metropolitana di Torino, guidata da Luisa Papotti. Al quinto piano del numero civico 15 di Via Napione, in realtà non ha sede un museo, ma è la stessa Carol Rama, ovvero Olga Carolina Rama, che continua a vivere fra le sue stanze, fra i suoi oggetti, fra i suoi ricordi, nell'intatto e affettuoso bailamme di quelle cose, di quei dipinti che l'hanno resa grande. Qui ha vissuto con la sua spaventosa intensità, qui ha creato opere d'arte, qui infine si è spenta. In un articolo pubblicato sulla Stampa, Emanuela Minucci ha descritto nei dettagli quello che non è un mausoleo, ma la testimonianza di una vita d'artista intensamente vissuta. Tutto appartiene in queste stanze, tutto appartiene a lei, a cominciare dal campanello da suonare da basso, nome e cognome disegnati dalla sua mano. In queste stanze la vita pulsa vibrante e mai sazia di curiosità. Si passa dalle foto di lei, bella donna dalla treccia che ne incorona la fronte, a quelle di lei con Andy Warhol, con Man Ray, con Meret Oppenheim, agli oggetti da lei amati, un vecchio modello di macchina da scrivere Olivetti e le scarpette gioiello. Si passa dal salotto alla camera da letto, mentre la sua attrezzatura da cucina si riduce a un fornelletto da campeggio alimentato a gas, su cui stava attaccato da una vita un foglietto autografo di Warhol, dice Emanuela Minucci. Questa è una vera e propria casa personaggio, vissuta in ogni centimetro fino all'ultimo. Oggi è visitabile. Più che violare i segreti di una persona, la visita concede il privilegio di capire meglio una produzione artistica densa, movimentata, originale e spesso provocatoria. Se guardate cos'è una delle sue opere. A questa scarsa esperienza, per chi la visita, Maria Cristina Mundici e Beppe Ghiotti hanno dedicato il libro fotografico intitolato Carol Rama, il magazzino dell'anima, edizioni Schira 2015. All'artista da poco scomparsa invece la GAM di Torino ha dedicato alla mostra La passione secondo Carol Rama, tenutesi alla GAM di Torino tra il 2016 e il 2017. Autodidatta fin dagli anni 30, Carol Rama dipinge al di fuori di ogni schema codificato e al di là di ogni parvenza figurativa tradizionale. Aderisce al movimento Arte Concreta, ma in seguito la sua arte conosce innovazioni continue, a cadenza in pratica decennale, comprendendo l'inserimento nel quadro di oggetti veri e propri, comunque perfettamente funzionali alla matrice pittorica che li contraddistingue. Non si tratta quindi di ready-made, ready-made.
quanto di un arricchimento tangibile del concetto pittorico che gli sottende. Risale agli anni 70 l'introduzione di camere d'aria e di copertoni di biciclette nel contesto dell'opera, a testimonianza della crescente complessità del mondo contemporaneo. La successiva ulteriore svolta figurativa porta la Rama a occuparsi della tematica mucca pazza, che affronta armonizzando bene elementi tratti da realtà con la sua sensibilità pittorica, sempre ironica e dissacrante anche quando si parla di sesso. Spesso nella sua opera, sì. No? Si è fatto fatica a trovarne una, insomma, visibile. Visibile. Artista di successo in vita, Carol Rama è spesso presente alla Biennale di Venezia, mentre la sua fama internazionale viene sancita nel 1998 da una mostra personale che tocca Amsterdam, Stedelijk Museum, e poi Boston, Institute of Fine Arts. Vabbè. Abbiamo finito Carol Rama. Il diavolo e l'acqua santa. Ottavio Amazzonis, di cui vedete un autoritratto. Poco distante dalla casa di Carol Rama si incontravano, non si sa. Si fuggivano forse. Al numero civico 39 di Via degli Artisti, con vista sul fiume, si trova la casa di Ottavio Amazzonis, attualmente sede della fondazione a lui dedicata. L'appartamento conserva oggetti cari al maestro. Guardate che ordine rispetto alla cucina di Carol Rama. Vabbè. E sue opere. Ottavio Amazzonis, nato nel 1921 e morto nel 2010, è un pittore torinese che ha scelto la strada della figuratività in tempi in cui non è facile affermarsi in tale stile. Cresce in una famiglia aristocratica dai molti interessi culturali, a Palazzo dei Solaro della Chiusa, in via San Domenico 11, oggi sede del MAU, Museo d'Arte Orientale, che io conosco molto bene. Mazzonis è allievo di Luigi Calderini e di Nicola Arduino, che lo introduce alla pittura a tema religioso. Questo tema sarà l'asse portante dell'intera produzione pittorica di Ottavio Amazzonis, che tuttavia dipinge anche nature morte e si distingue nell'illustrazione, soprattutto editoriale. La sua prima mostra personale risale al 1968 e si tiene presso la Galleria Fogliato di Torino. Nel 1962 Amazzonis inizia a collaborare con la Galleria Forni di Bologna, che lo porterà ad esporre in importanti rassegne nazionali e internazionali. Particolarmente stretti sono i suoi legami con Cento, in provincia di Ferrara, la patria del Guercino. Cento conferisce a Amazzonis la cittadinanza onoraria e presso la chiesa del Rosario di Cento l'artista lascia due delle sue opere più note, una Via Crucis e la Resurrezione, che vedete in particolare nella foto. Nel 1993 l'editore Allemandi manda alle stampe una completa monografia su Ottavio Amazzonis, curata da Giuseppe Luigi Marini, un dovuto omaggio ad un artista che ha sempre coerentemente creduto nella pittura figurativa, attraverso la quale ha saputo esprimere al meglio la sua fede religiosa, attualizzando l'arte rinascimentale e l'amato Tiepolo. E qui l'autoritratto. Parliamo di Evangelina Alciati. A questo punto sostiamo ancora per un attimo in Borgo Vanchiglia, in quella via Santa Giulia che verso il Po ha cambiato numerazione. Al numero 63F attualmente vi è un'officina, ma il 63 è il numero che contraddistingue quella che è stata la casa della pittrice Evangelina Alciati. L'Alciati, nata nel 1883 e morta nel 1959, torinese, è la prima donna ad essere ammessa all'Accademia Albertina, dove è allieva di Giacomo Grosso. Soggiorna a Parigi, man mano espone nelle principali manifestazioni nazionali, quelle la Biennale di Venezia, la Quadriennale di Torino,
ha una lunga relazione col pittore Pietro Anacleto Boccalatte, dal quale avrà il figlio Gabriele, in seguito perito durante un'escursione sul Monte Bianco. Decide di non sposare il compagno e già questa circostanza la dice lunga circa lo spirito indipendente e anticonformista dell'artista, considerata l'epoca in cui il tutto si svolge. Inizialmente Evangelina Alciati dipinge soprattutto ritratti, qualche paesaggio, poi fiori, secondo le suggestioni liberty e simboliste. Il regista Vanni Vallino nel 2014 le ha dedicato un film, La libertà allo specchio, ritratto di Evangelina Alciati, da un'idea di Mauro Guidetti con Pamela Villoresi come protagonista. Il film è stato presentato con successo all'Accademia Albertina di Torino nel 2015, in concomitanza con un'ampia rassegna dedicata alla produzione artistica dell'Alciati, intitolata Evangelina Alciati, l'occhio e l'anima, a cura di Edoardo Di Mauro e Pino Mantovani, che vedete il cartello. Nicola De Maria, uno che scrive poesie con le mani piene di colore, così giustamente si definisce Nicola De Maria. Nato a Foglianise, in provincia di Benevento, fin da ragazzo De Maria vive a Torino. E il suo studio si trova al numero 11 di quella piazza Vittorio Veneto che tutti i torinesi chiamano semplicemente Piazza Vittorio, con buona pace del Piave di Armando Diaz e della Grande Guerra. Nicola De Maria è medico, specializzato in neurologia, ma non ha mai esercitato la professione di Esculapio per dedicarsi con profitto e successo alla pittura. Non va confuso con Walter De Maria, statunitense, esponente della Land Art, dico bene. Nella seconda metà degli anni 70 del XX secolo, Nicola De Maria ha preso parte alla Transavanguardia, movimento fortemente voluto da Achille Bonito Oliva e contrassegnato da un ritorno alla figurazione e dal colore, in contrapposizione a certi passaggi astrusi proposti dall'arte concettuale. Presto però De Maria intraprende la sua strada solitaria, che lo conduce, come vedete, ad una pittura che comprende tanto un'elegante stesura del colore quanto un'intensa spiritualità. Il titolo è Regno dei fiori musicali, universo senza bombe, che molto dice, no? Sull'ispirazione. Oddio, l'ho perso. Espone alla Biennale di Venezia nel 1980, nell'88 e nel 90, a Documenta 7, a Kassel nell'82 e poi a San Paolo del Brasile, a Sydney, in tutto il mondo insomma. Nel 2013 la GAM di Torino gli ha dedicato la mostra Nicola De Maria, i fogli che il vento mi sparge sono disegni di vento e di animali, centrata soprattutto sulle opere su carta. Una sorpresa, un'esplorazione, un'esplosione di colori e di riflessioni. Una sua installazione per le luci di artista torinesi, chiamata Regno dei Fiori, nido cosmico di tutte le anime, che noi vediamo per Torino. No? Si vede ancora? Sì. Ha dato il meglio di sé nella suggestiva location di Piazza Carlina. Nel Santa Santoro, nella chiesa di San Fedele a Milano, De Maria riflette esclusivamente mediante i colori sul tema della città celeste, immaginata come luogo della festa, della gioia e della comunione, come dice Andrea Dall'Asta, che abbiamo avuto il piacere di conoscere in una conferenza un po' di tempo fa. Il substrato di spiritualità che caratterizza tutta l'opera di De Maria. L'ultimo? Sì. Bene, allora, Enrico Paolucci, la zona limitrofa a Piazza Vittorio, sembra proprio un terreno fecondo in cui hanno vissuto artisti importanti, non solo per Torino, ma per la storia d'arte in generale.
al limitar di Piazza Vittoria, il numero civico 24, quasi all'incrocio con Lungo Po Armando Diaz, si trova lo studio del pittore Enrico Paolucci. E qui vedete in un pezzettino di foto. Punto di osservazione privilegiato con vista sul fiume, sulla chiesa della Gran Madre e sulla zona di Precollina. Dalla visuale non è esclusa la Mole Antonelliana, la geniale creazione dell'architetto Alessandro Antonelli, che è un po' il simbolo di Torino e alla quale si accede da via Montebello, a pochi passi da Piazza Vittoria. Oggi sede del Museo Prestigioso Nazionale del Cinema, la Mole Antonelliana era stata pensata inizialmente come sinagoga, come tutti sanno, e in seguito aveva svolto varie funzioni, tra le quali quella di sede espositiva per mostre temporanee. Qui nel 1993, tra l'altro, si è tenuta una bella mostra antologica dedicata proprio ai 6 pittori di Torino di cui Enrico Paolucci ha fatto parte. Nello studio di Piazza Vittorio, Paolucci ha ambientato molte delle sue opere dedicate a Torino. Ecco, qui ne vedete una. Il Monte dei Cappuccini, visto dalla finestra, evidentemente. Sì. Ha ripreso molto spesso il Monte dei Cappuccini. Barche, porti e Monte dei Cappuccini erano i suoi soggetti preferiti. Sì. Sì, sì, sì. Il pittore, infatti, no, ho saltato un pezzo. Non è stato logico. No? Sì. Forse è studio di Torino, mi sono proprio dedicato a Torino. Il pittore nasce a Genova nel 1901 per poi studiare e vivere a Torino, dove si spegne nel 1999, proprio nell'ormai mitico studio di Piazza Vittorio. Qui nel 2003 si è tenuta la bella rassegna dedicata ad un artista, un amico di Paolucci, Carlo Levi. Di cui un libro, Carlo Levi, gli anni fiorentini 1941-1945, giocatore di calcio per un campionato Paolucci e portiere titolare della Juventus, poi surclassato da Gian Piero Combi. Enrico Paolucci, un pittore in porta, e la mostra, come vedete, di cui vedete il manifesto, che si è tenuta tra 2014 e 2015 allo Juventus Museum di Torino, in via Po. No, è allo stadio. Allo stadio. Ogni tanto fanno queste mostre, molto raramente, ma ogni tanto le fanno. Perché una volta io mi sono trovata lì col mio completino rosso, erano tutti vestiti da righe bianche e nere, è stata una scena un po' tragica, per fortuna che quella sera la Juventus non giocava con la Roma, mi è andata bene. E neanche col Torino. Sì, bello rosso. No, ma proprio sono tutti, tipo, in genere è bello il museo, è molto interessante, ma vanno tutti non per vedere i quadri, non mediamente, ma per vedere i trofei, le maglie dei calciatori, palloni, e quindi sono tutti bianconeri. Neanche andare vestiti in un certo modo. Allora, Enrico Paolucci è un pittore in porta e la mostra che si è tenuta fra 2014 e 2015 allo Juventus Museo di Torino per ricordare questa particolare fase della sua vita e la sua passione per il calcio. La nobile famiglia Paolucci vanta antiche tradizioni militari ed Enrico, prima di seguire la sua vocazione per l'arte, si laurea in economia e giurisprudenza. La sua formazione pittorica si svolge in ambito futurista. Nel 26 espone 3 opere alla Mostra Futurista di Torino insieme con Figlia, Dottori e Prampolini. Quindi aderisce al sodalizio dei 6 pittori di Torino, formato anche da Jesse Boswell, sì. Gigi Chessa, Nicola Galante, Carlo Levi e Francesco Menzio. Questo sodalizio si sviluppa tra il 1929 e il 31 sotto le ali protettive di Felice Casorati, attraverso una nutrita serie di esposizioni a Torino, Milano, Genova, Londra, Parigi, alla Biennale di Venezia e a Buenos Aires. Non si fa mancare nulla. I 6 non arrivano a sviluppare un linguaggio pittorico autonomo, ma va sottolineato uno dei caratteri fondamentali del gruppo, l'apertura verso l'Europa, verso la sprovincializzazione e l'internalizzazione dell'arte in anni di accesi nazionalismi. Altri sostenitori del gruppo sono il critico d'arte Leonello Venturi, l'intellettuale Edoardo Persico
e il mecenate industriale Riccardo Gualino, figure di spicco dell'ambiente culturale dell'epoca. In seguito, oltre che dipingere, Paolucci disegna mobili, si interessa alla moda e tra i redattori della rivista Casabella, amico di Edoardo Persico, e scenografo teatrale e cinematografico, la duchessa di Parma di Blasetti, fra l'altro. Nel 1934 con Felice Casorati Paolucci apre lo studio Casorati Paolucci in via Giulia di Barolo. Non ho trovato il numero civico. Se qualcuno lo sa, grazie. Uno spazio espositivo aperto ad esperienze pittoriche, via via sempre più nuove, tanto da presentare nel 1935 la prima mostra di artisti astrattisti milanesi e comaschi. Nel 1939 Paolucci dirige il Centro delle Arti, aperto ad ogni esperienza moderna. Successivamente viene chiamato a ricoprire la cattedra di pittura dell'Accademia di Belle Arti di Torino, di cui sarà in seguito direttore e presidente. La sua biografia si avvale anche di frequenti e regolari soggiorni nella nata Liguria, in particolare a Rapallo. E sarà proprio il mare ad ispirargli alcune delle opere più felici, che hanno il sapore ben assimilato di Henri Matisse e di Raoul Dufy, sì, all'interno di una serenità di fondo tutta personale, nell'immediatezza coloristica che suggerisce a Mirella Bandini la felice definizione di un poeta del colore. Ed è vero che molti poeti letterati hanno scritto su di lui: Moravia, Calvino, Betocchi, Gatti, Soldati. Ma è l'assoluta gioia del dipingere a segnare il lungo itinerario artistico di Enrico Paolucci, tra freschezza del colore e serenità interiore in una bella sintesi di forma e di colore. Grazie, grazie soprattutto a Flora.